tutti i lettori, dopo aver visto la recensione completa dell'Elephone P7000, andiamo a vedere i pregi e difetti in una recensione mini, direi, una mini recensione completa della Philip Cover di serie. Io la chiamo anche Circle Cover, ma alla fine non ha un nome proprio. Questa cover qui la troverete all'interno della confezione una volta acquistato l'Elephone P7000. La cover ricorda molto da vicino quella di LG G3 e l'attacco sul retro è una cover, una semplice cover trasparente anche di bassa qualità perché è abbastanza flessibile. L'assemblaggio è abbastanza semplice, quindi basterà incastrarla nei quattro perni che si trovano negli angoli e tac, è incastrata. Come potete vedere subito apparirà l'orologio, ma questo andremo a vedere. I materiali sono: nella parte frontale abbiamo il simbolo Elephone sulla parte sottostante. C'è un materiale che sembra cucito. Questa qui non è plastica, ma è un tessuto cucito con una trama orizzontale molto simpatica. Il retro l'abbiamo visto. È abbastanza scadente e qui anche non mi piace molto il fatto della cucitura e dell'attacco. All'interno troviamo un panno per la protezione e la pulizia del display. Sinceramente, questa cover qua avrei preferito che fosse stata costruita per sostituire la cover posteriore che abbiamo visto che è removibile. Ma però si tratta di una cover di abbastanza bassa qualità e ora andremo a vedere perché. La cover comunque, avete visto più volte, è attiva. Questo significa che una volta chiuso il display, apparirà l'orologio di default, mentre una volta aperta si aprirà l'ultima pagina che avevamo aperto all'interno del nostro device. Andiamo a fare una prova, apriamo il Play Store. Andiamo a chiudere la cover, la riapriamo e torneremo all'interno del Play Store. Questa qua è una simpatica feature, è abbastanza veloce, anche il rilevamento della cover è parecchio interessante. Questa finestra inoltre permette purtroppo solamente di gestire la parte musicale, tramite uno swipe verso sinistra si andrà a cambiare leggermente l'interfaccia e qua si potrà andare a gestire la vostra musica oppure tornare direttamente all'orologio. Noi possiamo anche avviare la musica, tornare all'orologio, comunque la musica si sentirà sempre perché funzionerà in background. Non è possibile purtroppo però al momento modificare l'estetica dell'orologio, ci sarebbe piaciuto inserire un'altra, diciamo, in stile watch face di Android Wear, oppure non è possibile nemmeno aggiungere altre funzionalità. Infatti è presente solamente l'orologio e la parte che riguarda la gestione della musica. Segnalo però un difetto abbastanza grave che ho notato. Il rilevamento della cover con il sensore di prossimità non funziona al meglio e ve lo mostro. Allora andiamo proprio a chiudere il display, lo riaccendiamo, appare il nostro orologio, però se vado a spostare leggermente la cover, come avete visto con un movimento, lui mi attiva completamente il display. Anche se la rileva bene, però nel momento in cui la muovo leggermente, mi attiva e mi disattiva il display. Questo più che di servizio, questo piccolo problemino è un po' fastidioso, soprattutto nel momento in cui abbiamo il device in tasca. Questo perché raramente si attiva il display e di conseguenza appunto va a consumare un po' di batteria perché il display si attiva e quindi anche se siamo inconsapevoli dell'attivazione del display, la batteria va man mano a ciucciarsi, è un termine un po' ironico, insomma va a intaccare maggiormente l'autonomia del nostro device. Purtroppo però infine vi dico che se ricevete una chiamata non è possibile interagire in nessun modo sulla finestrella. Nel momento in cui andiamo a ricevere una chiamata vedremo la chiamata e soprattutto chi ci sta chiamando.
Dovremo aprire device, si aprirà automaticamente la schermata della chiamata e andremo a rispondere. Per questa mini review della flip cover, circle cover o quick cover, come volete chiamarla, di Elephone P7000 è tutto. Un saluto da Andrea Artes di www.enjoyphoneblog.it.